Squilla il telefono nella parrocchia romana Maria Ausiliatrice, zona Tuscolana. Arriva una nuova richiesta d'assistenza. Servizi aperti tutta l'estate per gli anziani soli e bisognosi d'aiuto col progetto Quartieri Solidali, finanziato dall'8 per mille alla Chiesa Cattolica, organizzato dalla Caritas Diocesana. La segnalazione può arrivare o direttamente dall'interessato o più spesso da un figlio, da un vicino di casa. E è un progetto che ha un duplice obiettivo: da una parte un coinvolgimento di una comunità di quartiere che sia attenta ai bisogni delle persone che lo abitano, e dall'altra parte invece è il poter offrire agli anziani soli che vivono nel quartiere dei piccolissimi servizi che possano essere un po' di sollievo. Visita medica, un ospedale, a fare la spesa, a varie attività in farmacia, a varie attività di cui hanno bisogno. E proprio questa mattina ho accompagnato, esatto, ecco, una persona a un poliambulatorio qui vicino, e fra poco la dovrò andare a riprendere, insomma. Con la sua macchina? Con la mia macchina personale. Sì, la macchina personale. Andiamo allora a casa di una delle anziane seguite nei giorni più caldi dell'anno. Anche sentirsi soli nella grande città pesa di più, e molti si vergognano a dire di aver bisogno di un po' di buona compagnia. Buongiorno Bruce. Buongiorno. Io sono Nicola. Come? Nicola. Nicola, sì. E lei? Io Bruna. Molto, ecco, piacere. Piacere mio. E grazie per averci aperto la porta di casa. Aia, soprattutto, mi hanno rubato 11 volte. Aia, deve stare attenta però. Faccio entrare a tutti. Bruna, come sono queste persone? Sono della Caritas? Brave, brave, bravissime. Andiamo proprio d'accordo, ecco. E che fate quando viene a trovarla, Roberta? Fama a carte. Allora c'è Roberta su cui appoggiarsi. Infatti lei mi dice: dimmi quello che te devo fare, dimmi quello che te devo fare. Se c'ho da chiacchierare come sto chiacchierando adesso, che a me mi dicevo, mia madre diceva, un sordo per fatte incominciare, 1000 lire per fatte smettere.